Amore, è primavera, io c'ho già caldo. Avrei un sacco voglia di una vacanza in Francia. Mi ci porti? Affare fatto. Ho proprio voglia di una bella fonduta di mezzanotte nel quartiere latino a Parigi. O la bouillabaisse, come fanno sulla costa al sud. Quella sì che mi fa sbavare come un cagnone. Ma tu lo sai che un tempo il sud della Francia non faceva neanche parte della Francia? E come facevano senza la bouillabaisse? Non lo so, ma a me non piace il pesce, quindi che problema c'è? Al tempo di Luigi IX, il Regno di Francia non aveva davvero nessuno sbocco sul Mediterraneo e questo era un grosso problema. Perché a Luigi gli sarebbe scappato volentieri di farsi un giro in Terra Santa, che tutti i suoi amici avevano fatto le crociate e lui no. Beh, poteva sempre imbarcarsi a Genova, no? La Repubblica Marinara non dava sempre passaggio ai crociati diretti in Terra Santa? Sì, amore, ma i genovesi avevano i tipici prezzi dei taxisti italiani quando si tratta di turisti stranieri. E così, pensa che ti ripensa, calcolatrice alla mano, Luigi si rese conto che gli costava meno comprarsi un porto che chiedere un passaggio. Un po' come noi oggi che spendiamo meno comprando un'auto scassata piuttosto che usare Trenitalia. In effetti, anche il porto che comprò Luigi era un catorcio. Dava sulle paludi invece che sul mare. Almeno costava meno di Alitalia, così se lo fece andar bene. Pure il nome faceva venir voglia di grattarsi le parti basse. Aigmort, acque morte. Non era tanto benaugurante. Vero, però quando l'ha comprato c'era il bundle, così si è preso pure le saline, che al tempo erano un affarone. Alla fine Luigi partì per le crociate e si divertì così tanto che una volta tornato ne volle organizzare subito un'altra. La seconda volta però, sebbene si fosse imbarcato sempre ad Aigmort, doveva aver sbagliato agenzia viaggi, perché invece che in Terra Santa finì a Tunisi e ci lasciò pure le piume, a causa del solito male del viaggiatore. Ho capito bene? È morto di cagotto? Sì, amore. Adesso, da bravo, metti in valigia l'Imodium, che è meglio non scordarselo più. Sto già andando. Intanto che il Teo va, noi torniamo ad Aigmort, dove, nonostante la morte di Luigi IX, la costruzione della poderosa cinta muraria della città continuava. E continuava. E continuava. La finì il nipote di Luigi, Filippo IV, quello che era tanto vanesio da essere chiamato il Bello. Filippo il Bello è passato alla storia come uno che per hobby mandava gli amici a schiaffeggiare il Papa. Ma i viaggi a Roma erano lunghi e così alla fine lo rapì per tenerselo vicino a casa, ad Avignone, e schiaffeggiarlo più comodamente. Filippo non attaccava briga solo col Papa. In quel periodo aveva pure una questioncina in sospeso con quella gang lì, i Templari. A lui quelli gli stavano proprio sul gozzo. Probabilmente c'entrava qualcosa il fatto che avessero 15.000 uomini armati, compresi 1.500 cavalieri, e fossero a completa disposizione del Papa. Ma comunque. Filippo si mise a tavolino e, senza nemmeno l'aiuto di un Nokia 3310 o di una connessione a 56K, riuscì a far arrestare tutti i templari sul suolo francese contemporaneamente. Ma erano tantissimi! Ce l'aveva il Filippo una prigione così grossa? In effetti non ce l'aveva. Così, a seconda del posto dove si trovavano, venivano messi nella galera più vicina e ad Aigmort, dato che ne avevano beccati ben 45 e non avevano celle per tutti, convertirono la torre della guarnigione, che si chiamava Torre di Costanza, in una prigione. La Torre di Costanza si divertì così tanto a fungere da prigione che continuò a farlo per un bel pezzo, sai? Lo so, ho visto la serie TV Versailles e so tutto degli arresti degli Ugonotti. Non avresti dovuto studiarla a scuola, quella roba lì? Ma io soffrivo di narcolessia ai tempi della scuola. Quella lezione probabilmente l'ho dormita. Comunque, per chi non lo ricordasse, tutto era cominciato quando il Re Sole, un altro Luigi, anche se questo era il XIV, un mattino si svegliò e, mancando la carta igienica e il bidet, peggio che negli Stati Uniti durante il lockdown, usò per pulirsi l'editto di Nantes, quello che concedeva la libertà di religione ai protestanti. Ovviamente poi dissero che l'editto era stato revocato, perché spiegare davvero che fine aveva fatto sarebbe stato un po' imbarazzante.
A quel punto però dovettero imprigionare tutti i protestanti come i templari e li misero dove c'era posto. E fu così che nella torre di Costanza finì imprigionata quella sfortunata di Marie Durand. E chi era? Era una tizia che aveva addosso una iella assurda. Certo, lei era un'ugonotta, ma non l'aveva mica detto in giro. Suo fratello però si era intestardito a fare il predicatore e si era fatto beccare subito. Lui scappò e i gendarmi, che erano molto zelanti, arrestarono la Maria al posto suo e la sbatterono nella torre di Costanza. Vabbè, ma poi, una volta preso e impiccato suo fratello, 2 anni dopo, la liberarono, no? Ma proprio no! I gendarmi saranno anche stati zelanti, ma avevano la memoria di un criceto e così della Maria si dimenticarono proprio. Ma sarà stata questione di poco. Tanto mica avevano imprigionato solo lei. Ne avevano sbattute in galera 14. Se le sono scordate tutte! Dico davvero, qualcuno si ricordò di lei e delle sue compagne solo 37 anni dopo, nel 1767. La Maria era entrata in prigione a 19 anni e ne era uscita a 56. Non ti fai così tanti anni di galera nemmeno se ammazzi qualcuno. Chi entra a visitare la Torre di Costanza può leggere sulla vera del pozzo la parola resistere, che si dice sia stata incisa proprio da lei. Un ultimo avvertimento. Se decidete di visitare la Torre di Costanza, nel biglietto c'è anche il tour delle mura. Dall'alto delle mura si possono vedere le saline di Aigues-Mortes, che al tramonto diventano tutte rosa. Sono molto belle. C'è un unico piccolo difetto. Non è permesso scendere quando si vuole. Se si comincia, bisogna portarlo fino in fondo, ed è 1,7 km. Eh sì, noi ce lo siamo sbattuto tutto. Ora, se il video vi è piaciuto, il Gatto Nero vi suggerisce di seguire il nostro canale, condividere il video e seguirci magari anche sul blog, Instagram e la pagina Facebook. Grazie, e grazie anche da parte del Gatto Nero. Ciao ciao!